siamo noi, i campioni dell'Italia. Siamo noi, siamo noi, siamo noi, i campioni dell'Italia. Siamo noi. Sesta volta. Dai ragazzi, dai. Non ci sarà commento di questa partita per voi oggi, amici del canale Simone Absin, con Luca Presidente e Federico Prof. Perché che cosa vogliamo commentare? Dobbiamo commentare solo questa grande cavalcata. Sesta grande cavalcata, sesta grande. Vado in live anch'io. Sesta grande vittoria della Juventus. Della Juventus, sesto scudetto consecutivo, 35. Grande, ragazzi. Noi siamo qui adesso un po' a goderci il pomeriggio. E siamo noi, siamo noi. I campioni dell'Italia, siamo noi. Festea, bro. Festea. Attenzione, attenzione. Attenzione, c'è anche Andrea. Chiama Andrea, così lo facciamo vedere. Chiama, chiama, chiama. Ci sarà anche Andrea nel nostro video guest, special guest, special guest. Cioè non si è messo mai signori, maglietta. Minuto di silenzio, minuto di silenzio. Ce ne andiamo a Cardiff. Io un Dica. Brutto no, flashback ho avuto. Su Cardiff va bene, no. Va bene, mi era partito in Berlino. Calmi, su Cardiff no. Godiamoci lo scudetto, fino alla fine ci pensiamo più avanti. Ma quale caffè, vieni a festeggiare, caffè. Infatti ci vorrebbe una birra. C'è un grande ingresso adesso in questa macchina con il nostro video. No, non fare... per Juventus Crotone 3-0. Stiamo registrando, non entra in macchina. Allora facciamo non una siamo specie live. Di una specie di candid camera. Venga Zè, venga Andrea, entri, venga. Entri Zè, Oli, entri. Abbiamo anche il grande. Abbiamo una guest star. Grande Muflone Z di Twitter. No, vabbè, non vuole partecipare. Un estruso come desimi. Allora sentiremo il suo commento alla partita. Allora, cosa possiamo dire di questo scudetto, di questa grande vittoria che in effetti avevamo già assaporato, già sentito profondamente concretizzarsi, però finalmente abbiamo ottenuto i tre punti che mancavano. Cosa possiamo dire? Cosa possiamo dire? Vai, ringraziamento a tutti. Il tecnico innanzitutto scusate, abbiamo sbagliato una cosa gravissima. Verremo sicuramente pestati. Perché? Non abbiamo fatto gli auguri di buon compleanno a Mario Manzu. Mario... C'è il compleanno di Mario Manzu. Tu è stai là, cioè io non lo è so. Gravissimo. È gravissimo. Auguri, scusa, auguri, Marione. Mario, scusa. E grazie se anche oggi per segnava questo da punto. Centrocampo Mandzukic, penso che qui cambiava. Se ne andavano tutti via, cambiava e tutto, andavano tutti cambiava quanti tutto. A festa. Cambiava la storia ragazzi. Del mondo. Grande Juventus. Cambiava la nostra eterosessualità. Poi Mandzukic si è molto trattenuto oggi. Giocato al 40-50%. Anzi, ha saltato pochissimo col cerotto che c'aveva. Non so se avete notato. È andato su pochissimo. Sì, ma ci siamo mantenuti un po' tutti. Tutti a pensare a vincere sto cazzo di campionato. Il presidente pensava. Capito, a Manzo, non c'è motivo di dire parolacce. Sono un tecnico. No, c'è motivo di dire parolacce perché servono a sottolineare un punto. Ne abbiamo fatti tre. Allora, attenzione, io due spunti io però li volevo sviluppare, brevissimi. Il primo spunto è, noi quest'anno fino adesso abbiamo vinto la Coppa Italia, abbiamo vinto lo Scudetto, siamo a tre Coppa Italia consecutive, sei Scudetti consecutivi, due finali di Champions in tre anni, ma la domanda è questa, attenzione Presidente, la domanda è questa. Campioni siamo noi, l'anno prossimo, 2006 questa, grande. Perché questo è il numero 35, signore e signori. 35, diglielo a quella merda di Trevisani. Ecco. Ma perché dobbiamo insultare un pezzo di me? Buffon ha vinto 8 scudetti con questo. In realtà no. 10! Non 8, 10! Stavo dicendo, abbiamo vinto tutti questi trofei. Sono 2006, io mi inalbo. Abbiamo vinto tutti questi trofei. Notifica su WhatsApp. Nulla. Abbiamo vinto tutti questi trofei. Ma l'anno prossimo vogliamo deciderci anche a giocare bene come il Napoli? No. No, cioè, ragazzi, non se ne può più di questa Juve che vince soltanto ed è brutta da vedere. Iniziamo a giocare bene e non vincere un cazzo. Vai! No, ragazzi, l'anno prossimo però prendiamo il Ciolo Simeone e giochiamo anche peggio di quest'anno. Non è possibile giocare bene come il Napoli, ragazzi. Non ci alziamo a certi livelli, non è per noi. Io avrei un secondo spunto che è questo, che riguarda la Roma. No, allora, squadra straordinaria. Se la Roma quest'anno ha avuto la squadra qualcosa, più forte degli ultimi 150 anni di calcio, ha avuto qualcosa come 20 favori arbitrali. La Roma. Ma non è vero, 20 favori arbitrali. Dopodiché tiene Sky. Anche oggi Dybala andava espulso per simulazione. Tiene Sky. La Roma ha Sky che dice tutte le cavolate possibili per coprire i favori arbitrali alla Roma. Per coprire i favori arbitrali alla Roma. E questa è la verità. L'abbiamo visto anche Caressa ieri in chiesa. Fai vedere la mia bandiera. Io mi tiro fuori da questo momento di complottismo. La differenza non è complottismo, no. La differenza tra la Juve di Mochi e la Roma di adesso non è forse che comunque la Juve di Moggi era la più forte? Alzava anche i trofei. Esatto, ma questo vuol dire, cioè la Juve di Moggi alzava i trofei perché dicevano che
rubava, metteva gli arbitri negli spogliatoi e aveva Aldo Biscardi a suo favore. La Roma tiene certo, aveva Aldo Biscardi, la Moviola, taroccata, la Moviola taroccata. Sì. Invece la Roma ha Sky a suo favore. Siamo finiti di essere tipo così. Non vince niente, la Roma non vince niente, tiene 20 favori arbitrali all'anno. Quindi evidentemente è vero, ed è giusto dire che lo scudetto 28, lo scudetto 29 li abbiamo vinti. Presente? Sul campo! Sul campo, ragazzi! Andiamo, vabbè, basta. No, no, allora, il fatto di Cardiff, il coro di Cardiff non va fatto. Non va fatto, è provinciale, dobbiamo... per come l'avete. Io l'ho fatto soltanto quando sono andato allo stadio e ho visto che ci siamo proprio andati a Cardiff. Mo non è che andiamo a Cardiff, ci andiamo a Cardiff. E mo capito, a livello della finale di Champions League deve essere saluta Cardiff, una cosa normale. Salve, i campioni salve, dell'Italia siamo noi, un augurio a Antonio Conti. Sì, sì, che verrà a Cardiff a vedere la partita, certo, da spettatore. Certo, certo. Vado un biglietto a me, certo, cioè, soprattutto Antonio Conte, che è vicinissimo Conte all'Inter. Non c'è, vicinissimo non c'è all'Inter l'anno prossimo. Ma chi ci crede? Sono questi. Ci hai fatto un video, ci hai fatto su sta storia di Vandalini. Sono i rumors, i rumors. Allora, ragazzi, salutiamo la nostra platea perché non ha tempo di vedere noi, che deve festeggiare no, aspetta, il sesto aspetta, scudetto. Però, 35, che raccontiamo la nostra avventura. Siamo venuti qui in piazza a festeggiare e sono passate ben sei macchine. Una folla gremita, la prima macchina che è passata, che cosa ci ha gridato? La prima macchina che è passata ci ha gridato che dobbiamo, indegni, siamo indegni perché dobbiamo onorare la nostra indegni. Città. Ladri indegni, non dobbiamo tifare per la Juventus. Ma dove siamo? In che paese siamo? Pensavamo che stando a Benevento e non a Napoli ci fosse la libertà. Ci fosse la libertà, no, ci fosse la libertà. In quale Africa di fare per qualsiasi squadra si ama e invece siamo no. Come a Napoli purtroppo. Comprate le maglie di Simone Amsi. No, no, questa qua non design. L'avevo concordata. Mo devi fare pubblicità alla nazione, mo fa pubblicità. Allora, la maglietta fino alla fine. A cuccia, presidente. Siamo capiti d'Italia. Ciao.